Eccoci qua ragazzi, buonasera a tutti e bentornati nel Casa del Diavolo, ovvero a Spasso col Tringa nella macchina infernale. Allora ragazzi, era giusto un video corto per parlare un po' del fatto che la partita sia stata rinviata, attenzione attenzione, a data da destinarsi. E quindi questo per Milan e Bologna sarà, a prescindere da come finirà, un campionato falsato. Un campionato falsato, perché sapete benissimo che al momento che si rinvia una partita ci sono dei termini da seguire, sono delle regole della Lega da seguire, che non potranno essere seguite per Milan e Bologna, visto che c'è la Champions League, la Coppa Italia, la Supercoppa per il Milan e via dicendo. Quindi capite molto bene che non si può sapere quando Milan-Bologna verrà giocata. Quindi ragazzi, potrebbe essere giocata chissà quando. E attenzione, perché il fatto di rinviare Milan-Bologna va a penalizzare tutte e due le squadre, perché il Milan rimarrà senza Theo e Reinders contro il Napoli, e il Bologna invece, il Bologna avrà Theo e Reinders contro, nella sfida contro il Bologna. Quindi capite bene che quello che stanno facendo penalizza non solo il Milan, ma penalizza anche il Bologna. Il problema grosso sapete qual è? È che la politica in Italia fa cagare, che questi sindaci, questi politici della ceppa si mettono in mezzo con il calcio, perché ormai il calcio a loro li porta porta loro ad essere quelli dell'animo buono, no? Quello dall'animo buono. Però fa niente che ci sarà il motor show a Bologna fra una settimana, e domani sera ci sarà un evento di pugilato a Bologna a 1,5 km dal Dall'Ara. Fa niente, caro il mio sindaco di Bologna, fa niente, così lo pigliamo in culo noi sempre, chissà perché alla fine lo prendiamo in culo sempre noi, così noi alla fine giocheremo senza Theo e Reinders contro il Napoli, e il Bologna avrà Theo e Reinders contro, quando sfideremo loro, chissà quando. E siccome adesso incastri possibili non ce ne sono, perché non ci sono date in cui incastrare questa partita, chissà quando verrà recuperata, marzo, aprile, maggio, chissà quando. Quindi per avere una classifica completa dovremo aspettare chissà quanti mesi. Questo campionato è già falsato in partenza. Siete delle merde. Voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rosso nero, ricordo che questo canale fa la vecchia maniera, noi siamo vecchio stampo. Avanti Curva Sud, avanti AC Milan, forti sempre contro tutto e tutti.